anche il Palermo, no? Sono, ho avuto la fortuna con il Palermo vincere contro il Catania e con il Catania vincere contro il Palermo, no? È una cosa strana, però l'ho vinto con tutte e due le squadre. E a Palermo, stessa cosa, quando si andò a giocare, eravamo in B, si andò a vincere a Catania, era 35 anni che non vincevano. Tanto siamo partiti dalla favorita scortati. Quindi te ne fai 200 km con 4 pattuglie, fino due davanti e due dietro, fino ad arrivare a Catania. Andiamo a Catania con quelli con la motocicletta, vabbè, ma che buona, non si fa. Una cosa impressionante, nonostante tutto, come si arrivò vicino allo stadio, cominciarono una sassaiola. E mi ricordo i poliziotti che inseguivano nelle stradine questi ragazzi che mi inseguivano con le moto, scendevano, cercavano di rincorrerli, questi scappavano, per dirti. È tutta un'altra realtà. Per fare la Serie A ci vuole, ma sono rimasti anche in Serie A, però. Ma è. Questa sala Roma, non so, che è il pullman, ma non mi lasciare in campo, la catapalla, questa non piede, no? Vabbè. Ieri si rivolgono le mutande, che fece? Fatevi la punizione, guardate. Allegria! Ma è che ci porta dentro tutti! Anche i tifosi! No, la realtà l'avventura, ma sul serio, io là le ho viste le famiglie che. Io non male. No, non che non arrivano, non c'hanno niente. Io sto mandando, non male. Avanti. Tutta la realtà di questo. Sto a Napoli perché non mi voglio napoletana, sono spesso, ma. Sono preso dai. Io infatti ho voluto sottolineare sotto che sono tutte. Sono tutti dati raccolti dai. Quando sono arrivato in semifinale di Coppa Italia. In semifinale di Coppa Italia. No, non lontano. E poi quando ho dato le dimissioni c'era 5 squadre dietro, non 3. Perché noi... probabilmente però io ho controllato, probabilmente la terza ultimo posto a pari merito forse. No, sì, però la classifica la pulsa dava, era sì. Tutte dietro. Che anche la Regina era dietro. E dietro c'era Empoli, Regina e poi c'era Cagliari tutti. Sì, eravamo tutti a pari merito. Vabbè, quello non importa però. No, aspetta. Dietro l'Empoli no. L'Empoli è una disgrazia. Ci sono la mia disgrazia, no. Ma siamo anche quella dice, no, ma le gana dai. Poi c'è. Comunque non saresti processo. Però l'ultimo non si è avuto l'Empoli davanti. Era avanti. Sentiamo il sì, a parole anche su. No, era l'Empoli davanti a Catania. Non toglie nulla. Non si perso 1-0 a Catania. No, beh, allora io preciso che ho 2-0 l'Empoli in Catania. Gliene ho chiesto io gentilmente. No, ma ci va che è una mia vecchia conoscenza. Vabbè, Bruno Russo è originario di Crosia. Da. 7 minuti di corale, ti dimostro il corale, era importante, perché 7 minuti ha fatto sono tutti. Vai. L'ultima volta che è venuto qua era 6 anni fa, no? E l'altra volta praticamente avevamo parlato anche di quando lei era, di quando i dilettanti l'abitudine, i dilettanti in Serie C eccetera. Come avrei visto, insomma, oggi si è parlato più che altro degli ultimi, cioè da quando si è approdato al Chievo. Però ora sono passati 6 anni, hai fatto dopo Empoli qualche campionato purtroppo frammentato tra soprattutto in Serie A e un mezza stagione a Palermo. Riguardando indietro, è vero che non va guardato il dietro, no? Quello che diciamo ci ha portato a essere oggi. Però riguardando il dietro, Bagnone, Massese, Forte dei Marmi, Viareggio, di nuovo Massese, Siena, Carrarese, di queste esperienze, qual è l'esperienza che forse l'ha formata di più per poi avere per affrontare poi il futuro della carriera sua da allenatore? Sua. Tua da allenatore. È la no, non c'è una squadra. Non c'è una squadra. Io credo che ognuno di noi ha un destino. E nel proprio destino uno deve trovare quei barlumi che ti diano la forza, il coraggio da poter poi ripartire, oppure ti diano l'entusiasmo per continuare a essere sulla cresta dell'onda. Ognuno è una storia. No. Per esempio, a volte penso, ma se tornassi indietro non ce la farei a fare l'allenatore. Non ce la farei perché le difficoltà che vanno iniziate a allenare ora è impossibile. È impossibile. A pensare come ho fatto l'allenatore io che ero a scuola, un bel giorno mi sono rotto le scatole, c'era un consigliere di classe,
Sì, mi andavo a vedere il Giro d'Italia, sai? E c'era all'epoca Battaglin che stava vincendo il Giro d'Italia. Allora dico, ma non un attimo a vedere la tappa. C'era la pressione che fa. No, no, lei non va a vedere la tappa, lei. Perché bisognava scrivere, io insegnante di educazione fisica. E ma scusa, mi scrivevo scrive lei. È uguale. Dice, no, no. Io mi alzo, vado a vedere la tappa. Vado a vedere la tappa. E questa qui mi toglie la giornata di lavoro, no? E io disse, ma affanculo stronzo, se ti faccio la carriera. No, dentro di me non ho mica detto. Dico, ok, oggi, dico, mamma, mi venne la lettera alla provvedere di studi, mi avevano tolto, insomma, queste cose qui. E poi mi avevano appunto fatto un rapporto, perché se lo facevi un'altra volta, per rischiare. E poi mi faccio vedere io, dico, mo cambio mestiere, voglio fare l'allenatore. E ero già sposato e avevo già una figliola. Insomma, non è facile. Ci vuole coraggio. Ognuno, sai, dice, questi qui sono sicuri, questi qua. No. Per dirti, in quel momento lì però il cervello no. Non si sa dove. Non lo so. Stato una molla. Per dirti, l'ho fatto con grande convinzione, con grande entusiasmo. Eppure c'erano le difficoltà anche allora, però questo qui ti spinge, no? Sei scoperto dove è nato Baldini allenatore?